benvenuti a questa missione impossibile. Come potete vedere, siamo in una location particolare, siamo in cucina, cioè niente di particolare in realtà, ma come avrete letto dal titolo, oggi andremo a consegnare l'iPhone 7 Plus che ho preso alla mia ragazza in California, a Los Angeles. Il problema, vabbè, ormai l'ho incartato, tra l'altro con una carta veramente ridicola, ci ho usato tipo la carta di Natale, la roba più triste del mondo, però guarda, il pupazzetto non è nemmeno male. Adesso ci sarà una duplice missione impossibile. Primo è fare appunto il fiocco a sto cazzo di regalo, perché io veramente non ho idea di come cazzo si faccia. Si deve dare un punto di sutura qua. Questo è il primo passo. Adesso dovrei arricciare tutti i vari cazzi mettendoli dentro, che suona bruttissimo così, ma... Mamma mia, sto sudando freddo, ragazzi, non tanto per il regalo, ma per fare sto fiocchetto. Vi dirò, guarda che se mi impegno ce la faccio nelle cose, eh? Ok, questo pacco regalo natalizio è pronto. Abbiamo anche la cosa fake, perché adesso vi spiego anche qual è la mia intenzione, cioè il mio piano malefico per oggi. Ho comprato, sempre in California, una cover per iPhone 7 Plus. Ovviamente la mia ragazza fino adesso c'ha solamente l'iPhone 5S, quindi al momento della consegna del regalo io fingerò che il mio regalo in realtà sia la cover. Ma ovviamente quando lei proverà a mettere, cioè quando lei scarterà la cover, si accorgerà che la cover è troppo grande. È lì che interverrà l'effetto sorpresa, cioè nel quale dovrò mostrare che effettivamente in realtà il regalo è l'iPhone. Non sono sicuro vada tutto bene, per questo dobbiamo farci amica, o meglio, dobbiamo farci aiutare anche dalla sorella di Federica, che però non risponde al telefono e quindi dobbiamo vedere un attimino. Comunque, se hai paura a casa o qualcosa, porta tutto, perché noi abbiamo soltanto quelle robe, non abbiamo altro e non credo neanche siano così tanto abbondanti. Perfetto, stasera si mangiano tenerumi intanto, se vi potesse interessare. Primo ostacolo, ragazzi, la cena. Non abbiamo la cena, ma proviamo intanto a chiamare la sorella di Federica. Risponde. Ma vaffa. Amo, c'è il regalo? No, adesso. Grazie. Prima un bacetto. Grazie. Io pure, c'è caldo, mi sono messi i pantaloncini. Carino, è un pacco di Natale. Me l'ha finita la carta normale, ci ho messo quello di Natale. Giorgio, cosa avevo? Sbagliavo quello, mi ha detto quella per il tuo sporco più grosso. Un cretino. Aspetta. Forse c'è qualcos'altro, un attimo. No! Ah, non è che sbaglio! Me l'ho dimenticato io, vedi qua che c'è! Vedi qua che c'è, vedi qua che c'è! Vedi qua che c'è? Ah, ecco, è cosa. Allora non ha sbagliato quello. Oh! My team is big, my team. Che? Giorgio! Aspetta, non ormai te la sei sgamata questa, quindi. Ma se saluti, che saluti! Cioè, boh! Vediamo. Mi sorella perché non c'è? La tua sorella, diciamo, l'ho un pochettino resa complice, ma non troppo, ecco. Ho paura. Che la padella. E c'è a fare questa padella? È morta. Più o meno è riuscito, però diciamo che più o meno ce l'abbiamo fatta. Dimmi perché piangi. Comunque non è che era fake lo scherzo, eh? È che se l'è inculata subito la telecamera, però non era fake. Comunque, ragazzi, è una cazzo di padella, cioè guardate qua quanto è grosso. Che zitto, stupendo. Cioè guarda qua, ci vogliono 5 mani per prenderlo. Vabbè, contenta lei.